Il Comune di Real Monte e l'Associazione Acquarinto vi dà il benvenuto questa sera. Questa sera, qui in questo bellissimo teatro Costa Bianca, ci sarà l'Opera dei Pupi. L'Opera dei Pupi è un altro spettacolo, organizzati dal Comune di Real Monte e patrocinati dall'Associazione Acquarinto. Come sapete benissimo, l'Associazione Acquarinto qui a Real Monte si occupa di immigrazione, di accoglienza e integrazione insieme al Comune di Real Monte. L'Opera dei Pupi descrive benissimo le nostre tradizioni, le tradizioni siciliane. È una tradizione che, se non sbaglio, ha qualche secolo, due secoli, ma ci sono anche, mi sembra, qualche cosa di più antico. Comunque è ben antica e quindi rappresenta benissimo le nostre tradizioni. E noi con l'Opera dei Pupi volevamo anche che i nostri ospiti, che vengono dall'Africa, insomma dal Medio Oriente e dall'Oriente, conoscano pure questo nostro tipo di tradizioni, ok? Che è un tipo di un modo di tramandare le tradizioni attraverso il teatro, non solo attraverso scritti, fotografie o immagini o geroglifici, ma anche attraverso il teatro. E questo è proprio il teatro siciliano. Angelo Sicilia, che è il nostro maestro che ospitiamo questa sera, che ci farà divertire e ci farà passare del bellissimo tempo insieme all'Opera dei Pupi, ci farà due spettacoli, un primo che è l'Opera di Giufà e poi magari ci presenterà meglio lui, e un secondo che è un po' più lungo, che è la storia di Angelica. Nell'intervallo tra un'opera e l'altra avremo ospite Angelo Campanella e parleremo del suo libro che racconta di una storia abbastanza triste che è avvenuta a Lampedusa e che tutti noi conosciamo. Passo la parola e la mano artistica del maestro Angelo Sicilia. Grazie mille, grazie Alessandro. Allora io vi ringrazio il Comune di Real Monte e l'associazione che ci sta patrocinando l'evento, perché questa è una serata particolare. Questo è il terzo anno che noi veniamo qui in estate, che l'assessore Salemi ci ha invitato personalmente ogni anno. Quest'anno abbiamo fatto per 2 anni di seguito gli spettacoli tradizionali in piazza Umberto I. Quest'anno invece siamo qui in questa bellissima cornice e il tema della giornata è l'incontro delle culture, per cui noi faremo due, come ha anticipato Alessandro, noi faremo due momenti distinti. Il primo proprio dedicato all'incontro fra le diverse sponde del Mediterraneo. E noi abbiamo riflettuto e abbiamo pensato che c'è tantissimi legami storici, culturali, ma soprattutto ce n'è uno che riguarda la tradizione popolare di diverse sponde del Mediterraneo. Un personaggio in particolare che tutti noi conosciamo e che con sorpresa scopriamo di averlo anche nella sponda del Maghreb, ma anche dall'altra parte, ancora nel vicino Oriente. Cioè, parlo del personaggio di Giufà. Quante volte noi abbiamo combinato da ragazzini delle marachelle, quindi ci è stato detto: ah, sei come Giufà, cioè una ne pensa, 100 ne fa e combina guai, ecco. E Giufà è il suo omologo nella regione del Maghreb con Guha, ma anche nella regione persiana con Nasreddin. È lo stesso identico personaggio che è arrivato in Sicilia probabilmente con la dominazione araba ed è rimasto ed ha fatto radici da noi. Ecco, e quindi noi oggi iniziamo con questo primo breve episodio, che è una storia tradizionale di Giufà, che Giufà è il malodestino, riadattato per l'Opera dei Pupi. Dopodiché, dopo la presentazione del libro, invece faremo
uno spettacolo tradizionale. Tradizionale che vuol dire? Cioè ci saranno i pupi armati della tradizione, cioè i famosi paladini di Francia, ma dato che si tratta della giornata delle culture, dell'incontro delle culture, quest'anno, questa volta, i paladini cristiani non uccideranno nessun guerriero saraceno, bensì combatteranno fra di loro. Dite voi perché? Perché c'è una forza alta, che è quella dell'amore, di Angelica, che strega tutti i paladini e li fa combattere fra di loro. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione per dirimere diversi conflitti nel mondo, no? L'amore, quindi l'amore, fare innamorare, diciamo, tutti. Ecco, a parte, diciamo, lo scherzo, è un momento in cui vedrete l'opera dei pupi tradizionale in uno degli episodi proprio celeberrimi, cioè l'arrivo di Angelica a Parigi, che noi abbiamo riadattato con la storia di Angelica, chiamandolo Storia di Angelica. Quindi questo sarà nella seconda parte, che concluderà quindi questa serata. Quindi diamo inizio ai nostri spettacoli e vi ringrazio ancora per essere qui tutti presenti. Grazie mille. Mi presento. Io sono il pupo per domani. E perché mi tagliate così? Vuol dire il presentatore, come mi chiamate voi moderni. E oggi ho il piacere di presentarvi un primo episodio, che è un episodio dedicato alle nostre culture. Quando dico nostre, dico quelle del Mare Nostrum. Le diverse sponde del Mediterraneo, che sono ancora più vicino di quanto pensiate. E allora il protagonista di questa prima parte dello spettacolo si chiama Giufà. Giufà, che è presente anche nel Maghreb, ma anche nel Vicino Oriente. E questa storia inizia con una battuta di pesca andata male di un padre e un figlio. Musica, maestro, caccia contamo stasera a tutto questo gentile pubblico.
caro figlio mio. È mezza giornata che stiamo qui in mezzo al mare e non abbiamo preso niente. Come faremo a mangiare stasera? E papà, non ti preoccupare, non ti preoccupare, qualche grosso pesce lo prenderemo. Ah, figlio mio, la vedo brutta, caro mio, ma sento un rumore, si sta avvicinando qualche grosso pesce. Tenete pronto, che finalmente si mangia a casa nostra, tenete pronto, eccolo, eccolo, prendilo, prendilo, talè, piglialo, piglialo, ecco, è mio, ce l'ho, scappò. Ah, figlio mio, sei come Giufà, sì, sei proprio come Giufà. Scusami papà, scusami, è stato un errore mio, ti prego, ora mi rifarò, qua ce n'è un altro. Piglia questo, piglialo, piglialo, eccolo, l'ho preso, finalmente si mangia. Ma chi scappò? Ah, figlio mio, sei proprio come Giufà. Ma senti, papà, ma te la posso dire una cosa? Dimmi, chi c'è? Che vuoi? Non te bastò che facessi scappare tutti i pesci? Senti, papà, ma perché mi dici che sono come Giufà? Ma questo Giufà? Caro mio... Giufà è uno proprio come te, ma è uno che esiste veramente. Caro mio, Giufà esiste in ognuno di noi. Ma veramente mi stai dicendo? Esiste pure dentro di me? Poi non parliamo di te, sei proprio l'incarnazione di Giufà, figlio mio. Ah, ma senti, senti papà, ma... me la puoi raccontare una storia? E va bene, figlio mio. Dato che siamo in mezzo al mare e a mammore di fame, ti racconterò questa storia. La storia di Giufà e del malo destino. Grazie, papà, grazie. Musica, maestro, musica. Sono preoccupato. Oggi verrà a lavorare nel mio ristorante Giufà. Ma come ho potuto fare? Come ho potuto fare di accettare questo stolto di un ragazzo? Ma tale, eccolo, sta arrivando. Eccomi, eccomi signor padrone, eccomi. Giufà, mi raccomando, comportati bene, perché ti do questa unica possibilità. Non si preoccupi, padrone mio, mi dica che cosa devo fare. Allora, come prima cosa, devi andare a lavare questo cestino. Ma quale cestino, signor padrone? Ma non è questo cestino? Giufà, qua ce l'hai, appeso al collo. Ah, mi scusi, cominciamo bene, va. Senti, valla a lavare, subito, e lo porti qua, ci sono i clienti che aspettano, stanno aspettando questo cestino, ci dobbiamo mettere il pane, sbrigati. Ma dove devo andare a lavarlo? Qua, al mare, valla a lavare al mare, qua, là, da sotto, al mare, vai, vai, vado, vado padrone, vado, vado, e qua, e là si esce. Ma com'è che sto bedamato, povero me, ah,
Giufà, mi raccomando, vieni presto, che i clienti ti aspettano, ti aspettano! Che bello sto mare del Real Monte. Ah, le cose vero pulite vengono qua in questo mare. Ah, che so belle queste spiagge. E come faccio a capire se l'ho pulito bene? Come faccio a capire se l'ho pulito bene? Tale una nave là sotto, lassù, ma è inseguita da un'altra nave. Aspetta, che le chiamo. Ehi voi! Ehi! Presto! Venite qui! Presto! Presto! Venite! Tale, stanno scendendo! Ecco, stanno arrivando! Bella madre, ma chi è questo? Ehi tu! Ma chi sei? Come chi sono? Non mi conosci? Io sono il feroce pirata Melinciana. Ah, il pirata Melinciana. Senti un po', ragazzo. Spero tu abbia un buon motivo per avermi fatto attraccare nelle coste qui di Real Monte. Io sono inseguito dalle galere del re, che sta cercando di acciuffarmi da circa 2 anni. Spero tu abbia un buon motivo. Certo che ce l'ho, un motivo troppo bello. Parla allora, figliolo, ti ascolto. Qual è il motivo per cui mi hai chiamato? Signor pirata Melinciana, questo cestino pulito è. Ma come? Mi hai fatto venire sin qui per dirmi se il cestino è pulito? Vieni qua, avvicinati che da parlare. Mi dica, signor Melinciana, conta fino a 3. Sai contare fino a 3? Sì, fino a 3 sì, fino a 4 no. 1, 2 e 3, piglia! Ai! Disgraziato! Non devi dire fateli venire, ma devi dire fateli scappare, fateli scappare! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Ah, che malodestino, che malodestino! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Finalmente è da una settimana che sto rincorrendo 2 conigli. È una settimana che non mangio, che ho la pancia vuota e finalmente eccoli là intanati. Ora però c'è bisogno di silenzio. Fate silenzio se no non mangerò per un'altra settimana. Eccoli, stanno per uscire. Ora me le mangerò, me le mangerò. Eccomi qua! Ma chi sei tu? Che vuoi? Ti devo dire una cosa, signor cacciatore. Che cosa mi devi dire, ragazzo? Ti devo dire, fateli scappare, fateli scappare! Ma come? Ma vieni, facessi scappare!
screanzato che non sei altro! Sai contare fino a tre? Inizia con Amuducinecca. Conta fino a tre! Uno, due, due e mezzo, e tre! Ai! Ai! Non devi dire fateli scappare, fateli scappare! Devi dire fateli uccidere, fateli uccidere! Ai 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 ai! Ai 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 ai! Che malodestino! Che malodestino! Che malodestino! Aspettando il mio caro amico Ali, perché adesso ci alleneremo per le prossime Olimpiadi. Le Olimpiadi che si terranno ad Agrigento fra 4 anni. E noi combatteremo nella squadra italiana con la spada. Eccolo, eccolo, eccolo qua. Ciao amico mio, ciao. Allora sei pronto? Sei pronto per allenarti? Certamente. Però, caro amico mio, io non voglio farti del male. E nemmeno io, nemmeno io. Quindi ti darò dei colpi di spada, lievi lievi, piccoli piccoli, va bene, ma anche io non mi permetterei mai di graffiarti. Grazie amico mio, grazie. Allora cominciamo, forza, cominciamo. Eh? Ah, scusa, ti ho toccato un dito, non ti preoccupare, va bene. Ah, scusa, ti ho toccato una mano, non ti preoccupare, può capitare, può capitare. Piano piano, mi raccomando, va bene così, piano piano amico mio, piano piano. Eccomi qua. Chi sei tu? Come chi sono? Io sono Giufà, e che vuoi? Vi devo dire una cosa. Cosa devi dirci? Vi devo dire, fateli uccidere, fateli uccidere. Ma come? Fateli uccidere, a noi, che siamo i migliori amici. Bene qua, avvicinati. Sai contare fino a tre, me da magia, un avuto cinne, conta, uno, due, due e un quarto, e c'è mano vinte, te, ai, screanzato, non devi dire fateli uccidere, ma devi dire fateli dividere. Va bene, ho capito, me ne vado, me ne vado. Ah, che malodestino, che malodestino. Musica, maestro, musica. Ah, finalmente Rosina, dopo 27 anni di fidanzamento, finalmente ci stiamo sposando, finalmente. È vero Rosina? Parla Rosina, ma come? Parla una mummia. Da madre, mamma, da racchista. Va bene, sono 27 anni che aspetto questo momento. Ah, nessuno potrà impedire finalmente questo momento. Nessuno, nessuno, nessuno. Ah, ma quando arriva il suo parrino? Signor parrino, dove sei? Forza che abbiamo fretta. Sono passati solo 27 anni. Eccomi qua. E così tu, il nuovo parrino. Ma quale parrino? Io sono Giufà. E che vuoi? Sono venuto a dirvi una cosa. Che cosa, caro mio? Ma riguarda il nostro matrimonio. Io ve lo dico. Dillo pure. Vi volevo dire, fateli dividere, fateli dividere. Ma come? Dopo 27 anni, ne dobbiamo dividere.
Senti un po', ma tu sai contare fino a tre? Metta maggio, navo, giocinè, ho capito. Dai, dammi su picchia del 10, forza, senza contare. Piglia! Ai! Ai, 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 che malo destino! Tu non devi dire! Fateli ridere, fateli dividere! Devi dire, fateli ridere! Fateli ridere! Va bene! Lo dirò, lo dirò, lo dirò! De là si esce, de là! Che malo destino! Sei morto, giovane, avevi 104 anni, un picciottetto eri proprio giovane, ancora ne avevi proprio carte da giocarti, nonno, 104 anni, e ora come farà tuo padre senza di te? Come farà tuo padre? Chi è che ci baderà tuo padre? Ah? Ah, quanto sono disperato, quanto sono disperato! Eccomi qua! Arrivi a casa! Non ti è bastato che stavi rovinando il mio matrimonio? Puro funerale non hanno! Che vuoi? Sono venuto a dirti una cosa. Che cosa? Fateli ridere, fateli ridere! Senti un po'. Vieni qua, avvicinati. Chi c'è? Conta fino a tre. Ah, me l'avevi scordato. Uno, due e tre. Prendi. Ai! E ora vattene. Vattene via. Non ti voglio vedere più. Non ti voglio vedere più. Musica, maestro, musica. Come devo fare con questo miserabile di un giufà? Tutta la giornata che manca! Sono stato un folle ad assumerlo nel mio ristorante. Ma dove si sarà cacciato? Da 12 ore che manca per lavare un cestino! Tale, è arrivato, ora! Eccomi, signor padrone, mi deve scusare, mi deve scusare. Giufà, ma dove sei stato? 12 ore per lavare un cestino. Ma che ci posso fare? Ma almeno questo cestino l'hai lavato. Damage, mi scordavo, damage. Ah, vieni qua, avvicinati. Conta tu, fino a tre, direttamente. Sì, uno, due e tre, piglia. Che malo destino, che malo destino, basta, male che finì un primo episodio, non ne posso più, non ne posso più. Allora, siamo in compagnia di Angelo Campanella. Angelo Campanella, che è uno scrittore di Racalmuto, un giovane scrittore di Racalmuto. Ci siamo incontrati con Angelo Campanella durante una presentazione organizzata dalla Scuola Media
di Portempedo, che secondo me non mi ricordo ora il nome, Vivaldi forse? Forse Vivaldi, sì. Forse Vivaldi, sì. Dove Angelo presentava il suo libro e dove noi eravamo stati chiamati per dare la nostra testimonianza, no? Come Acquarinto e come la nostra esperienza, per parlare della nostra esperienza di integrazione, eccetera, eccetera. Se ci ricordavamo, tu mi ricordavi che fu bella quell'esperienza, perché lui raccontava del suo libro, che è stata un'esperienza diretta e che ora ve lo diremo di che cosa racconta nel suo libro. L'altra, quello che abbiamo portato noi come esperienza era l'esperienza dei nostri ragazzi, l'esperienza diretta con dei bambini, undicenni, dodicenni, a cui i nostri ragazzi, c'era due ragazzi, uno dalla Nigeria e uno dal Gambia, se non sbaglio, che hanno raccontato la loro vita lì, da bambini, e raccontavano la loro vita, che vivevano tra i serpenti, tra i leoni, tra gli elefanti, e là i ragazzini di Portempedo, che erano sconvolti, dice: ma come, esistono davvero allora i serpenti, esistono davvero i leoni? Eh sì, esistono davvero, ed esistono davvero anche purtroppo delle esperienze, delle storie tragiche. Tra l'altro poco fa venivo, prima di venire, non si sente? Allora parlo così, perfetto, speriamo che sia covid free questo microfono, ok, ecco, mi sono detto. Allora, sì, poco prima di venire qui ho spento la televisione, mentre spegnevo la televisione si parlava di un altro naufragio, l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo. Il libro di Angelo Campanella è la sua esperienza, perché lui ha insegnato a Lampedusa e proprio nel 2013 si trovava a Lampedusa a insegnare lì nel liceo di Lampedusa, e ha vissuto direttamente, come dicevo, l'esperienza del naufragio dell'ottobre 2013, quel tragico evento che vide naufragare, prendere fuoco una nave al largo di Lampedusa, e dove persero la vita più di 300, forse quasi 360 persone eritree e somale. Angelo però la racconta questa storia non dal suo punto di vista, ma dal punto di vista dei bambini. E infatti i protagonisti dei bambini, dei ragazzi, diciamo. Infatti i protagonisti di questo libro sono solo dei ragazzi, cioè gli adulti sono visti un po' come degli esseri un corpo estraneo, se non sbaglio, è vero? Ai margini, vivono ai margini, perché hanno già una loro idea stereotipata del tutto, cioè li fa apparire così Angelo, ed è vero, perché in effetti poi noi siamo così, no? Siamo della sovrastruttura dei bambini. I bambini, i ragazzi hanno questo pensiero molto semplice, molto libero, non sbaglio, vero Angelo? Buonasera a tutti. Lasciatemi dire che questo posto è meraviglioso, è bellissimo. Io non ero mai stato qua al Teatro Costa Bianca, ma ero stato naturalmente tante volte a Realmonte, e anche a presentare questo libro. Ho fatto un incontro alla scuola media di Realmonte alcuni anni fa. Sì, perché i ragazzi, i bambini, dicono le cose come stanno, perché non sono interessati, mentre l'adulto è, potrei dire sempre, ma dico quasi sempre, interessato. E certe volte a me succede, dovendo parlare di un argomento così delicato, perché come Gabbiani sull'acqua, un libro appunto che parla anche di migrazione, e chi mi ascolta, se è adulto, pensa o ha il pregiudizio e pensa che io debba parlare di politica. In realtà non è assolutamente così, perché a me non interessa minimamente. A me interessa la prospettiva dei ragazzi, che è la prospettiva dell'uomo ancora innocente, cioè dell'uomo che non si è contaminato con gli interessi di confine o con gli interessi di denaro, gli interessi politici. Quelle sono cose che a me non interessano. Quindi vedere le dinamiche degli adolescenti e che cosa, in che senso, quali dinamiche si attivano, quali mentalità si attivano, quali osservazioni si fanno, a mio parere dà una prospettiva che è quella giusta, perché va al cuore delle cose. E se c'è un gruppo di bambini che giocano in un parco giochi, bambini piccoli, e tra questi bambini c'è un bambino cinese, una bambina nigeriana, un bambino francese e un altro italiano,
Siamo pur certi che questi bambini saranno perfettamente a loro agio tra di loro. Se queste nazionalità invece coinvolgono un gruppo di persone adulte, io sono sicuro che ci saranno dei problemi. Problemi di comunicazione, problemi perché c'è paura del diverso, una serie di problemi. Quindi se ci poniamo dal punto di vista dei bambini, forse vediamo la realtà in modo diverso. E infatti è per questo che mi piace insegnare, no? Perché insegnando io mi diverto tantissimo con i miei studenti, anche se già sono grandicelli, perché insegno al liceo. Infatti lì ho abbassato molto l'età e ho descritto personaggi di scuola media, ragazzi di scuola media, proprio per accentuare ancora di più questo aspetto. Tra l'altro l'unico momento in cui fa intervenire i grandi, forse sono due i momenti in cui fa intervenire i grandi in maniera positiva, è quando i due grandi dicono purtroppo queste persone muoiono due volte, tu dici. Muoiono due volte perché muoiono, la prima volta perché partono e muoiono lontano dal, muoiono davvero la tragedia, e poi muoiono lontano dalla propria terra, cioè, e noi tra l'altro noi siciliani questa cosa la conosciamo bene, i lampedusani ancora di più, tu mi dicevi, perché i lampedusani addirittura il viaggio non lo intendono come lo intendiamo noi, per loro già mettere piede sulla barca, sulla nave è già il viaggio, giusto? E poi il tuo titolo tra l'altro proviene dal fatto che quelle grida li sente Luca, il bambino che scappava e andava a raccogliere asparagi a Calapulcino, se non sbaglio, e sente delle grida che lui confonde come gabbiani sull'acqua, pensava che fossero i gabbiani, no? Il verso dei gabbiani, invece poi scopre andando a casa e sentendo la televisione la notizia, sente proprio che erano i gabbiani. Un'altra cosa che leggevo nel tuo libro che era molto interessante è la fiaccolata. Dopo tutta questa aver passata la grande tragedia, lo shock della grande tragedia, Lampedusa reagisce e reagisce con una bellissima fiaccolata, cioè tutta Lampedusa unita. E lì dice delle parole bellissime, anche se un po' ingenue, perché sono i bambini, sono ingenui, e dice delle bellissime parole che vi leggo. Allora. Noi viviamo su quest'isola e ci sentiamo impotenti di fronte a eventi simili e ci chiediamo come mai ancora oggi uomini, donne, ragazzi e bambini, i nostri fratelli, debbano vedere infranti i loro sogni e la loro speranza di un'esistenza più dignitosa, mettendo a rischio la loro stessa vita. Troviamo la soluzione, creiamo dei corridoi umanitari che possano permettere un approdo sicuro alla libertà. E alla libertà è questo il discorso, è la libertà quello che conta, quello che... molta gente si chiede, ma perché vengono qui? No, perché non c'è la guerra? E per esempio abbiamo molti ospiti dal Bangladesh, dal Pakistan, no? Lì non c'è la guerra, perché vengono qui? Perché vengono qui? Addirittura io sento, ma perché non vengono con l'aereo? Allora, se lo chiede la bambina, appunto, il nodo è proprio questo, la libertà. Nello specifico, chiaramente il romanzo parla della situazione che c'è in Eritrea in particolare, e la situazione eritrea è una situazione di praticamente schiavitù, si potrebbe dire, perché prima c'è stato il colonialismo e noi abbiamo parte in causa, perché l'Eritrea è stata colonia dell'Italia. E dopo, quando si sono liberati, quindi c'è stata la decolonizzazione, successivamente il regime eritreo ha tolto ogni libertà, perché è un regime, si potrebbe dire, totalitario a tutti gli effetti, c'è uno stato di polizia, e quindi non si può scegliere, i ragazzi non possono scegliere il proprio futuro. Naturalmente queste cose noi non le sappiamo, perché? Perché anche, io insegno storia a scuola anche, oltre latino e italiano, quando noi insegniamo la storia a scuola, insegniamo una storia che mette al centro l'Europa. Quindi noi studiamo la storia dal punto di vista degli europei. Per cui, per esempio, quando studiamo il fenomeno del colonialismo, essendo noi i paesi colonizzatori, vediamo inevitabilmente i colonizzatori come i buoni. E
i paesi colonizzati come mischini, vabbè, è giusto così, devono subire, proprio li dobbiamo civilizzare. E quindi naturalmente quando i ragazzi si chiedono ma perché, ma allora è proprio perché c'è una contraddizione alla base. E io dico sempre ai miei ragazzi a scuola, guardiamo la carta geografica, perché ultimamente la carta geografica non la guarda più nessuno, e questa è una cosa che almeno negli ultimi 20 anni, a differenza di quando andavamo a scuola noi, perché oggi chiaramente con le mappe di Google abbiamo l'illusione di conoscere, di avere l'orientamento, e quindi non ci preoccupiamo di conoscere la geografia. E io mi sono accorto, ormai non mi stupisce più, che se fai vedere una carta geografica a un ragazzo anche di 15 anni, gli chiedi indicami la Spagna, non la sa indicare. Quindi non parliamo della Tanzania, parliamo della Spagna, no? dell'Inghilterra. Ed è una cosa molto diffusa che pochi sanno. E io dico sempre, guardiamo l'Africa, guardiamo i confini che ci sono. Questi confini sono tracciati con righello, sono perfetti. E li mettiamo a confronto con altri confini, quelli della Svizzera, no? Quelli della Germania, che invece sono frastagliati, come è giusto che sia. Qual è la differenza? Perché? Perché quelli sono tracciati con righello, da lontano, da gente che dice, senza andare sul posto, questa parte me la prendo io, quell'altra te la prendi tu. Cosa c'è alla base? Che manca la libertà. Quindi vivere in un posto, a noi piacerebbe vivere in un posto dove non si può scegliere se studiare o non studiare, tantomeno si può scegliere che cosa studiare, non si può scegliere il lavoro che si farà, non si può scegliere una vita dignitosa, deve essere solo obbedienza. Noi ce l'accolleremmo, come diciamo noi, una situazione del genere? Certamente no. Ecco, quindi cominciare a vedere la situazione forse può portare a vedere dall'altro lato, se noi vediamo dall'altro lato persone, allora può portare un tipo di approccio diverso. E a questo punto potremmo dire a noi interessa poco. Certo, il problema della gestione è importante, perché è chiaro che lo Stato deve gestire, però bisogna anche, non bisogna perdere di vista l'aspetto umano della cosa. Quello più importante è l'aspetto dell'integrazione, perché molti paesi in Europa, qui si criticava l'Europa, Elisa criticava l'Europa, deve fare di più, e si sente sempre dire l'Europa deve fare di più, però l'Europa ha fatto molto, come paesi come la Francia effettivamente, che sono stati colonizzatori, ma anche tedeschi e inglesi, cioè con l'integrazione hanno fatto molto, là sono giunti alla quinta generazione, qua invece è la prima esperienza che facciamo noi, e l'integrazione stiamo facendo molto poco, cioè diciamo che una critica mia personale, lo Stato ha lasciato alle periferie gestire l'integrazione, come il Comune di Ralmonte, le rete locali di associazioni, le associazioni come Quarinto, che si sta spendendo tanto nel fare, promuovere tantissime iniziative, come l'insegnamento dell'italiano, cioè l'insegnamento dell'italiano ora non è più obbligatorio, ma noi, l'associazione Quarinto lo fa nei propri centri, e questa è una cosa gravissima, mentre negli altri paesi d'Europa è obbligatorio l'insegnamento dell'italiano. Comunque, chiudiamo con una nota lieta, il libro di Angelo mi spiegava, è un libro che va nelle scuole, perché Angelo poi nell'appendice molto sostanziosa di questo libro ha messo, diciamo, degli approfondimenti che servono anche alle scuole, e infatti sono le scuole che acquistano il suo libro, che oltre a essere una bellissima storia una tragica storia, ma bella, raccontata bene, è anche un libro che serve come didattica per approfondire. Ringrazio Angelo per essere venuto qua da noi. Volevo fare un'altra cosa. Mi pare che ho visto il sindaco. Se il sindaco vuole venire a dire due parole, visto che siamo ospiti nel suo paese, sarebbe cosa gradita. Sindaco, buonasera, a lei la parola, a lei il microfono. Ho pulito. Sì, grazie. Io dirò una parola, non due, perché i bambini sono qua per vedere lo spettacolo dell'Opera dei Pupi e credo che aspettino questo, e quindi dirò una parola. E ringrazio l'associazione Quarinto, che sempre con noi ha organizzato un sacco di cose. Collaboriamo da sempre, da quando siete qua, almeno in questi 5 anni,
per il periodo di Natale, per le manifestazioni estive, per insomma tutto quello che facciamo insieme con voi, con la Chiesa. È un momento importante questo della collaborazione che ci fa crescere tutti. Avete detto un sacco di cose belle, complimenti per questo libro che parla con il linguaggio, che ho ascoltato con il linguaggio dei bambini, che sono liberi insomma di pensare e non hanno pregiudizi che abbiamo noi. Condivido perfettamente quello che dice, perché ciascuno di noi in un modo o nell'altro è un poco influenzato dalla storia, da quello che succede, dai problemi che abbiamo un po' tutti, dalla situazione politica, dalla mancanza di lavoro che c'è qua da noi, e quindi la gente magari è influenzata in un modo o nell'altro, e quindi la voce dei bambini è una voce sicuramente importante. E quindi ben venga questo libro, spero di poterlo anzi leggere. Detto questo, torno a ringraziare voi per quello che fate, per il momento di incontro che c'è, perché io sono convinto che creare ghetti nelle nostre comunità, nei piccoli paesi, sia fortemente sconsigliato, ma poter ospitare dei ragazzi che vengono da posti dove hanno veramente bisogno di andare via per un motivo o per un altro, e poterli ospitare è un momento importante di crescita anche per noi. E quindi poterli ospitare in posti, in piccoli appartamenti, così come avviene qua da noi, dislocati in diverse aree del paese, è veramente una cosa che ci piace, che ci inorgoglisce e della quale io sono felice che noi la possiamo fare questa cosa. Cosa diversa invece sono i ghetti in cui ci sono gli alberghi, per esempio con 300-400 persone, come avviene a Siculiana, che secondo me è una cosa da non fare, sconsigliata, sia per coloro che arrivano ma anche per le comunità che le ospitano. Ma mi sto dilungando troppo. Allora, torno a ringraziarvi per quello che fate, e questi 5 anni sono stati importanti per noi, sia stata una grande comunicazione, un'azienda di ospitalità, sono cresciuti i cittadini del Real Monte che hanno potuto ospitare, ma anche questi ragazzi io credo che si siano trovati bene nella nostra comunità e frequentando i luoghi pubblici del comune di Real Monte. Non vi rubo altro tempo e spero che lo spettacolo possa essere bello soprattutto per i bambini che sono venuti qua, anche per gli adulti, ma soprattutto per i bambini, perché questa è la serata dei bambini. Mi dispiace non averlo potuto fare in piazza, perché questo spettacolo nasceva per la piazza Umberto I, dove ogni anno l'abbiamo fatto, ma le misure Covid ci hanno imposto di farlo qua, dove il teatro è numerato, insomma c'è tanto spazio e c'è la possibilità di essere distanti l'uno dall'altro, anche se poi insomma l'aggregazione ce l'abbiamo dentro. Grazie. Allora, per ultimo ringrazio ancora Angelo Gambella, il sindaco e tutta la comunità di Real Monte. Grazie. Evviva il nostro re del Katai e di tutte le Indie! Evviva, evviva! Grazie. Grazie, soldato mio, per l'affetto che mi dimostri. Grazie per la tua fedeltà al regno e al tuo sire. Del resto io, re Galafrone del Katai, presto prenderò in Occidente quel che mi serve, il potere, il denaro e la ricchezza. Presto, soldato mio, vai a chiamare i miei figli, la principessa Angelica e il principe Argalia. E i vostri ordini, sire? Siamo alla vigilia dell'evento che cambierà le sorti del Katai. Presto diventerò il padrone del mondo intero. Eccomi, padre. Salute al mio sire. Eccomi ai vostri ordini. Salute a te, figlio mio, Argalia.
Indomito guerriero, dov'è tua sorella? Angelica, la principessa del Katai. Eccomi, padre, signore mio e re, sono i vostri ordini. Salute a te, Angelica. Futura regina del regno del Katai e delle Indie. Figli miei, ascoltatemi ora, ascoltatemi bene. Vostro padre sta per dirvi qualcosa che cambierà per sempre il destino del nostro regno e del nostro popolo. Parli, sire, parli. E sire, padre mio, vi ascolteremo con grande interesse. Figli miei, l'ora è giunta. È arrivato il momento di conquistare l'Occidente. Il momento di prenderci la fama e la ricchezza del regno di Francia. Carlo Magno ed i suoi sodali hanno i giorni contati. Ma come faremo, padre mio? Carlo Magno possiede l'esercito più forte del mondo, le sue guardie di corte, i suoi paladini sono invincibili. Nessuno è mai riuscito in questa impresa. Vi conosco bene, mio sire. Se ci ha convocati qui è perché giocherà un'arma insidiosa, vero? Un tranello, forse? Brava, figlia mia, brava! Conquisteremo la Francia con l'inganno, con l'imbroglio, con il raggiro. E come faremo, sire? Chi si occuperà di questo tranello? Non l'hai ancora capito, fratello mio Argalia. Saremo noi ad imbastire l'inganno, vero padre? Verissimo, Angelica. Sarete voi la nostra arma segreta. Vi invierò a Parigi per una missione di pace. E una volta entrati nella corte di Carlo Magno, utilizzeremo le nostre armi. Armi segrete. Insidiose, fatali, come la tua bellezza, Angelica, e la tua forza, Argalia. Domani vi recherete nell'antro del mago Atlante. Sarà lui a spiegarvi ogni cosa. Sarà lui a consegnarvi le armi mortali contro quei maledetti francesi. Andate ora, e buona fortuna, figli miei. Io vi raggiungerò a Parigi non appena avrete distrutto la carta di Carlo. Addio, padre. Faremo il nostro compito, così come ci hai chiesto. Addio, padre. Torneremo vincitori. Andate, figli, andate. E distruggete i francesi con l'inganno. Quel che non ha potuto Rodomonte d'Algeri, quel che non ha potuto Mandricardo di Tartaria, quel che non ha potuto Omar, lo farò io. Io, Galafrone, il re del Katai. Vieni, Angelica, sorella mia. Siamo arrivati nell'antro del mago. Che posto orribile. Che odore nauseabondo. Non lo sopporto.
Chissà dove sarà questo mago Atlante. Eccomi qui, eccomi qui. Sono il mago Atlante, il negromante più famoso al mondo. E sono qui, al vostro cospetto. Salute, Atlante. Siamo qui perché nostro padre, il re Galafrone, ci ha detto... So tutto. Non dovete dir nulla. E solo ascoltarmi attentamente, vostro padre, il re, mi ha pregato di fornirvi due arti mortali per i francesi, per sconfiggerli, una volta per tutte, per spazzarli via dalla faccia della terra, tutti, Carlo Magno, i suoi paladini e quel miserabile mago al suo servizio, quel Malagigi, dilettante, maghietto da quattro soldi, degno di esibirsi in qualche mercato di strada. Quello stupido mago dovrebbe solo esibirsi per gli stolti, per i fuori di senno, come lui, come lui. Ma dici, Atlante, cosa dobbiamo fare noi due? Intendo dire io e mio fratello. Come potremmo da soli sconfiggere tutta la corte di Carlo Magno? Scusatemi, ragazzi, scusatemi, è che quando penso a quello sciocco di Malagigi mi sale il sangue alla testa, qui, alla testa. Allora, ascoltate bene. Vi fornirò due armi per neutralizzare la forza dei francesi. La prima la darò a te, Argalia. Avrai una lancia magica e con essa in tuo pugno nessuno riuscirà a sconfiggerti. Hai capito? Nessuno, nemmeno il più forte di quegli sbruffoni dei paladini di Carlo Magno. E per te, angelica mia, ascolta bene, c'è il filtro d'amore. Bevendolo riuscirai a stregare chiunque, anche il più riottoso, il più burbero. Cadranno tutti ai tuoi piedi. Nessuno resisterà alla tua forza ammaliatrice. Non vedo l'ora di stregare i francesi con il mio incanto. Ed io di impugnare la lancia che mi renderà invincibile. Bene, 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 figliuoli. Ora siete pronti. Gli ambasciatori sono già a Parigi. Carlo Magno, l'imperatore francese, vi aspetta. Vi accoglierà con tutti gli onori, credendo che volete la pace. E invece andate e distruggeteli, questi francesi! Imperatore Carlo Magno, sono arrivati i principi delle Indie. Oh mio Dio, sono già qui. Perbacco, li aspettavo per domani. Sono giunti in anticipo. Il grosso dei miei paladini è in missione in Britannia. Ma falli entrare, soldato. Falli entrare, presto. Subito, sire. Arrivano! Benvenuti! Benvenuti nella reggia di Parigi! Io, Carlo Magno, benedico la vostra presenza nella terra di Francia, principi delle Indie! Grazie, sire! Grazie! Noi siamo ben lieti di essere qui al cospetto del più grande tra gli imperatori della terra. Io sono Argalia e lei è Angelica e noi siamo i figli di Re Galafrone, sire del Catai e delle Indie, e veniamo in pace. Sì, imperatore, noi veniamo in pace.
Ma che meravigliosa creatura che siete! Principessa angelica! Veramente incantevole! Grazie, mio imperatore. I miei paladini sono in missione. Alcuni sono attesi a momenti. Ma chiamo subito mio nipote, il mago di corte Malagigi. Almeno sarà presente lui per omaggiarvi. Almeno ci sarà lui. Malagigi, presto nipote mio! Presto, presto nipote! Presto vieni al mio cospetto, qualcosa di meraviglioso da mostrarti. Eccomi, eccomi zio Carlo, eccomi. Ti presento i figli del re Galafrone, il prode Argalia e soprattutto la meravigliosa Angelica. Il famoso Malagigi. Abbiamo sentito parlare di te, vero sorella mia? I miei omaggi, Malagigi. Noi veniamo in pace. Miei cari, ora sarete stanchi. Vorrete sicuramente riposare. Andate! A dopo, principessa Angelica. A dopo! A dopo, imperatore Carlo. Hai visto? Hai fatto già la prima vittima. Zio Carlo, ma questi due non mi piacciono, no, non mi piacciono, non mi piacciono per nulla. Ah, non mi convincono. Ma come? Ma la Gigi, mai visto quanto è bella la principessa? Non mi riferivo a lei. Parlavo di quello sbruffone del fratello, questo smargiasso. È venuto al tuo cospetto con una lancia. Ma quando mai si è vista una cosa del genere? No, non mi convince. Angelica, hai visto la bellezza di Angelica? Zio Carlo, svegliati! Qualcosa non quadra qui. Ma cosa dici, Malagigi? Non vedo l'ora di rivedere quella fanciulla. Sire, imperatore Carlo, più tardi chiamerò il mio amico diavolo Nacalone e capiremo se c'è qualche sospetto o peggio ancora un inganno. Fai come credi. Angelica, Angelica, dolce creatura, meravigliosa creatura! Presto, mi sa che non c'è più tempo da perdere! Nacalone! Nacalone, presto! Vieni qui, al cospetto del tuo mago! Ma dove sarà questo stupido diavolo? Quando lo cerco, non si vede mai! Nacalone! Ma dove sei? Eppure c'è puzza di zolfo! Dovrebbe essere da queste parti! Nacalone! Ma dove sei andato? Nacalone! Nacalone! Beh, ma ti sembra questo il modo di manifestarti? Che cosa c'è, stupido mago? Che cosa vuoi da me? Non si può riposare in pace in questo posto. Taci, Nacalone, taci. Non farmi fare brutte figure con l'imperatore. E parla, dimmi. Che cosa vedi di strano in questi due giovani provenienti dal Katai? Perché Argalia non si distacca mai dalla lancia? Dimmi, dimmi il perché. Sei proprio uno stupido, ma non l'hai ancora capito che quella lancia è incantata. È opera di quel farabutto del tuo vecchio amico. E chi sarebbe questo mio vecchio amico? Il mago Atlante, quello che ti vorrebbe morto stecchito.
e che ora lavora al soldo di Galafrone. Ha inviato i due figli qui a Parigi per gettare scompiglio a corte. Atlante, quel miserabile. È tutta opera sua, allora. Sì, e quando c'è lui di mezzo ci sono sempre guai in vista, sempre diavolerie, ed io di diavolerie, onestamente, bene intendo. Nacalone, grazie, grazie Nacalone. Un inganno ordito da quel meschino di Atlante, ma ora ci penso io, neutralizzerò i poteri della lancia e farò arrestare Argalia. Guardie, guardie, presto alle armi, è in corso un maleficio, un inganno, l'imperatore è in pericolo, accorrete, accorrete, accorrete! Stato scoperto, la reggia di Carlo Magno in subbuglio. Io sono braccato, ma ho con me questa lancia incantata che farà strage di nemici e di francesi. Angelica, sorella mia, resisti a palazzo. Io tornerò vincitore, resisti. Ah, sei qui, miserabile traditore! Tu, ignobile mago, mi aveva avvertito della tua misera arte il nostro grande mago Atlante. Non nominare quel nome! E taci, sei stato scoperto e non hai scampo. I paladini stanno per arrivare. Giammai. Io li affronterò e con la mia lancia sarò invincibile. Morti su morti raccoglierete in questo campo di battaglia. Vedremo, vedremo. Dove siete, vigliacchi paladini? Dove siete? Io non vedo nessuno. Avete paura di Argalia, il più grande fra i guerrieri di tutto il mondo. Sì, di tutto il mondo. Oilà! Dov'è quel codardo? Dov'è il figlio di Galafrone? Non mi vedi? Sono qui. Sei pronto a morire, cavaliere? Vuoi dirmi chi sei? Chi si nasconde dietro quella celata? Io non mi sono mai nascosto. E sono Rinaldo, il principe di Montalbano, e sono il più valoroso tra i paladini di Francia. Il mio nome incute terrore in tutto il mondo. E oggi, oggi sarà la tua fine. Sono qui per farti pagare il tuo inganno, la tua menzogna, con la quale hai offeso Carlo Magno e tutti i francesi. Rinaldo! Conosco il tuo nome, ma oggi morirai. La vedi questa? È una lancia incantata e tu non avrai scampo. E tu la vedi questa? È la mia spada Fusberta. E con essa, senza incanti, ho fatto stragi di nemici ovunque. Ed ora, in guardia, fellone, in guardia! Oilà! Come? La mia lancia non ha sortito alcun effetto su di te. Proprio così. Devi contare solo sul tuo coraggio. E ora morirai, vigliacco. Muori! Ah! Ah! Ed ora si torna a corte. Carlo Magno, arrivo da vincitore. We'll be right back.
imperatore Carlo Magno! Evviva! Evviva il nostro imperatore! Evviva! Evviva! Viva! Viva, gridate al vostro imperatore Carlo Magno! Miei prodi paladini, Conte Orlando di Brava, Principe Rinaldo, Oliviero, Namo, abbiamo sventato un insidioso attacco al nostro regno. Un attacco effettuato con il malefizio, con l'arma dell'inganno. Senza la caparbietà del nostro mago Malagigi, sarebbe stato l'inizio della nostra fine. Galafrone! Non dovevi farlo. Io avevo accolto i tuoi figli con tutti gli onori. Ma come? Quale figli? Rinaldo ha ucciso Argalia, il figlio del traditore. E ora scopriamo che sono due. Dov'è l'altro figlio? Mostramelo e lo ucciderò, miei prodi. Non si tratta di un guerriero, si tratta di una principessa. La figlia di Galafrone ha accompagnato Argalia con l'intento di scompigliare le nostre fila. E io ho deciso che deve pagare con la vita. Sì, uccidiamola! Uccidiamola come il fratello! Sì, impicchiamola! Impicchiamola! Anche io sono d'accordo, sire, giustiziamola! A morte! A morte! Che sia. Entri, Angelica, la principessa del Katai. Oh mio Dio! Che bellezza incantevole! Non ho mai visto nulla di più bello in vita mia. Oh, io sono stregato da tanta magnificenza. Questa principessa è proprio abbagliante. I suoi occhi sembrano smeraldi. Allora, miei prodi, quale tipo di morte aspetta questa menzognera? La impicchiamo? Le mozziamo la testa o la bruciamo al rogo? Aspetta, zio Carlo, aspetta, calma. Perché tutta questa fretta? Angelica è un gioiello splendente, potrei prenderla io sotto la mia ala protettrice. Ma no, ci penso io. La principessa starebbe meglio con me. Se è per questo, la principessa potrebbe venire a stare da me. Ma insomma, siete impazziti. Siete proprio impazziti. Forse è meglio che io me ne vada. Sembrate fuori di senno. Verrà con me! Verrà con me! Basta! Smettetela! Io intanto la rinchiudo in una cella. Voi decidete cosa fare. Andiamo, principessa. Venite con me. Io, il conte Orlando di Brava, primo paladino di Francia, dispongo che domani al levar del sole i pretendenti della principessa si sfidino a duello a singolar tenzone. Solo il vincitore, soltanto lui, avrà in mano il destino di Angelica. Così sarà fatto. Gigi, nipote mio, presto, vieni qui al mio cospetto. Zio Carlo imperatore, i miei omaggi, cosa c'è che ti opprime? Hai visto che sta accadendo? I miei paladini si stanno battendo tra loro per Angelica. Lo sapevo, che stolti che sono.
perdere il senno per una donna, ma anche tu, zio Carlo. Io cosa, nipote mio? Dovevi vederti ieri, quando hai visto Angelica, avevi la bava alla bocca. Taci, Malagigi, taci. È questo il modo di rivolgersi al tuo imperatore? Ringrazia che sei mio nipote, se no a quest'ora penzoleresti dalla forca. Scusami, zietto, scusami, ma questa storia di Angelica ha scombussolato un po' tutti. Hai visto quanto è bella? Che occhi, che mani, che fascino! Ma che dici, ma la Gigi? Pure tu! Scusami, zietto, c'è qualcosa che non quadra in questa storia. È per questo che voglio che interroghi nuovamente il tuo diavolo, come si chiama? Nacalone! E stavolta voglio essere presente anche io. Ma zio, Nacalone è un diavolo testardo, ha già lavorato una volta questa settimana. Non penso che lo rivedremo presto. Non mi importa, è un ordine. La Francia è in pericolo e tu devi darmi subito questa informazione. Chiamalo o faccio preparare la forca per te. Va bene, va bene. Mettiti qui, in un angolo. Nacalone! Dove sei? Nacalone! Ti prego, dove sei? Quando lo cerco non c'è mai! Nacalone! Nacalone! Dove sei? Questo stupido di un diavolo! Quando lo cerco! Dove sei, Nacalone? Eppure c'è puzza di zolfo, deve essere da queste parti! Deve essere proprio da queste parti! Ma dove si è cacciato? Nacalone! Dove sei? Ah, sei qui! Stupido diavolo! E tu? Stupido di un mago, perché mi chiami in continuazione? Guarda che anche un povero diavolo come me ha diritto di riposare! Tu mi fai lavorare troppo! Ah, c'è pure il nostro imperatore Carlo Magno! Ah, credevo di essere stato chiaro l'altra volta! I due sono venuti qui con un incantesimo. Argalia con la sua lancia e Angelica con il filtro della seduzione. Un filtro d'amore. Un classico dei malefizi del mago Atlante. Come ho fatto a non capirlo prima? Perché sei uno stolto, uno stupido, come tutti i francesi, dall'imperatore all'ultimo dei servi. Ma la Gigi, questo tuo diavolo è un gran mascalzone e non ha rispetto per il suo imperatore. E la prossima volta lo rinchiudo in una gabbia come un pappagallo. Ma almeno ora il quadro della situazione è chiaro. Scusami, zietto, perdonami. Scusami per questo screanzato di un Nacalone. Angelica è complice. Tanto quanto Argalia, e resterà in carcere a vita. Manderò subito un soldato per dar fine a questo stupido torneo con questi poveracci accecati dal filtro d'amore di Angelica. Ci siamo cascati tutti, accecati da un vile sortilegio. Nel giorno in cui avrei dovuto battere l'imperatore dei francesi con il mio sortilegio.
Povero Argalia, fratello mio, ucciso dalla lama francese. Tu contavi su di me ed io non ho potuto aiutarti in alcun modo. Ed ora che anche il mio filtro è stato neutralizzato, che ne sarà di me? Che ne sarà? Ehi tu, bella principessa, non piangere. Chi osa parlare così ad una principessa? Mi chiamo Medoro. E chi sei? Non sono né un paladino né un nobiluomo. Sono un semplice fante e sono stato incaricato di tenerti d'occhio per evitare che tu fugga da questo carcere. Ma quale fuga? Sono spacciata. È la mia fine. Io, la principessa delle Indie, reclusa a vita in questa oscura e maleodorante prigione. Non piangere, Angelica, non piangere. Non potrei sopportare ancora un istante di vedere le tue lacrime. La tua voce è come quella di un usignolo e il tuo portamento è regale. Grazie, mio umile fante. Non sai quanto siano importanti queste parole per me. Finora gli uomini mi hanno solo considerata per la mia bellezza esteriore. Io invece sento che tu, principessa, sia bellissima anche dentro. Sì, la tua vera magnificenza è dentro di te. E la vita ci porta a fare tanti sbagli, è vero. Ma la nostra purezza riesce a cancellare tutto. Medoro, non so più che dire. Mi lasci senza parole. Mi accade qualcosa di strano. Sento le fiamme dell'amore dentro di me. Anch'io, principessa, ho il cuore che mi batte forte. E non tollererò più vedere questo usignolo in gabbia. Ascoltami ora. Ti fidi di me? Sì, mio Medoro. Mi fido ciecamente di te. Stanotte lascerò la porta della cella aperta. E tu scapperai. Se ne accorgeranno tardi. Prima del levare del sole ti verrò a prendere e fuggiremo via. Ma se ti scoprono, ti uccideranno. Non mi importa. E io sfiderò la sorte per te. Attraverserei le montagne e le fiamme per te, principessa. A più tardi, mio amore. A più tardi, mio dolce Medoro. Sento dei passi. Chi sarà mai? C'è qualcuno qui! C'è qualcuno! Ma chi sarà? Ehi tu, soldato! Dimmi qual è la cella della principessa Angelica. Ma chi sei tu? Il conte Orlando, qui, nelle carceri di Parigi. Sì, sono io, il conte Orlando di Brava, il primo tra i paladini di Francia. Ma conte, ho avuto ordine di non fare passare nessuno da questa parte. E poi non trovo più Medoro, il guardiano della cella della principessa si sarà allontanato. Non mi importa nulla di te o di questo Medoro. Togliti di mezzo o ti farò assaggiare la mia spada d'Orlindana. Mi dispiace, ma un ordine è un ordine. E allora ti spazzerò via! Alà! 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 Finalmente da solo, davanti la mia principessa. Starà ancora dormendo. Non vorrei disturbarla. Ho insistito tanto con mio zio Carlo, l'imperatore, per poter avere il permesso di parlare con lei, con Angelica.
ho sfidato gli altri paladini e ho vinto il torneo. Ed ora sono qui, vicino a te. Amor mio, Angelica, principessa delle Indie, la sola che ha avuto la forza di aprire il mio cuore. È vero, ho vissuto una vita di battaglie, di duelli, di guerre, ma ora ho capito. Ho capito che nel mio cuore c'è posto per il sentimento più grande. E questo posto è tuo, mia principessa. Ma ora forse è arrivato il momento di svegliarla. Angelica! Principessa, svegliati! Ma come? Principessa! Destati! Ma non risponde! E se fosse successo qualcosa? Ma qui non c'è nessuno! Non c'è nulla! Sei fuggita! Con l'aiuto di quel Medoro, quel traditore maledetto, ti raggiungerò e ti ucciderò. E tu, Angelica, non potrai sfuggirmi, ti inseguirò fin sulla luna. Guardie, guardie presto a me, tradimento, tradimento, tradimento! Così, mio caro e gentile pubblico, la nostra principessa Angelica ha dato una bella lezione a tutti noi. Poteva scegliere un paladino ricco, oppure un paladino forte, oppure un paladino famoso, oppure l'imperatore. E invece no. Ha scelto un umile fante. Questo perché l'amore non ha distanze, non ha confini e non guarda in faccia nessuno. E ogni tanto sarebbe buono ricordarcelo. E come diceva Mananno, chista fu storia e la prossima va conto. Arrivederci a tutti, gentile pubblico! Arrivederci! Ciao a tutti! La marionettistica popolare siciliana di Palermo vi augura una buona serata! Alla prossima! Musica, maestro, musica!